Siamo a Siligo. Abbiamo incontrato lo scrittore attore Gavino Ledda. All'età di 6 anni Gavino venne strappato dai banchi di scuola dal padre per fare il pastore. Nel 1958 si ribellò a quella che si può definire una vera e propria schiavitù, per arruolarsi poi nell'esercito, dove inizia a studiare fino alla laurea in lettere alla Sapienza di Roma. Nel 1975 scrive il romanzo autobiografico Padre Padrone, da cui i fratelli italiani traggono il film premiato poi a Cannes. Dopo una serie di progetti letterari, oggi è protagonista del nuovo film di Salvatore Mereu, A Sandira, tratto dal romanzo di Giulia Angioni, ora al cinema. Andiamo a conoscerlo insieme. Parliamo della sua vita, della sua storia, di quando suo padre la strappò dai banchi per portarla a fare il pastore. Beh, questa per fortuna è solo un ricordo anche non molto violento, anche se è stata una violenza, però rimandiamo i vostri spettatori a Padre Padrone, alla lettura e eventualmente la storia, raccontare la mia storia adesso mi sembra un po', insomma, Padre Padrone l'ho scritto io, ecco. Ma come ha vissuto quegli anni? Era conoscenza del mondo che c'era fuori? È una cosa che non si può concepire, che siamo nel 45, per cui quando mio padre mi strappa dalla scuola in febbraio del 45, mi doveva educare a fare il pastore, no? E per cui i muri a secco, ecco, c'erano e io dovevo stare dentro il nostro rettangolo, ecco, non potevo saltare, per cui io non sapevo, a proposito della tua domanda, che al di là di quel muro, anzi non lo dovevo sapere, questo. Quindi io, il mio mondo era il rettangolo che mio padre aveva deciso di coltivare e che poi era un rettangolo che gli era aspettato, che lui aveva ereditato da padre, ecco. Ma una domanda che sicuramente gli hanno fatto in passato, cioè la cultura pastorale di allora, sì. Come venivano trattati comunque i figli, esiste ancora oppure è solo un ricordo e anche scritto dei giovani, è cambiato qualcosa? Ma diciamo che è cambiato tutto, perché allora c'erano, siamo nel 45, quindi è molto lontano. Quindi allora c'erano, diciamo, la cultura del pecuvio, chi lo aveva, mio padre lo aveva e quindi doveva arricchire il suo peculio, la roba, e quindi doveva sfruttare i figli sin da quando erano bambini, anche perché un pastore diventava buon pastore, ammesso che sia così, io non la penso più così, solo quando è educato da bambino. Sì, io penso che un pastore oggi, sì, ritornare a coltivare la terra va bene, però dovrebbe esserci anche, bisogna anche sapere leggere, imparare a leggere, quindi mio padre mi ha strappato dalla scuola, ecco, questo. A 20 anni, siamo nel 1958, sì. Si ribella a quella schiavitù, riuscendo ad arruolarsi nell'esercito. Mi ribello nel senso che avevo una via di scampo, la via di scampo era quella di arruolarmi nell'esercito volontario e non ho fatto Garibaldi, però era un, scusa la battuta, però ho imparato subito, diciamo tramite gli amici commilitoni, ho imparato subito a scrivere, a leggere e a scrivere l'alfabeto, perché era un alfabeto. Ma questa passione dello studio, quando gli è nata? Da quando sono nato. Quindi lei durante, tra virgolette possiamo chiamarla schiavitù, sta studiando? No, schiavitù no, perché ero con mio padre, quindi uno quando è col padre non è schiavo, ormai è una visione del mondo patriarcale, padre padronica se vuoi, ma non era schiavo, ecco, non mi sono mai sentito schiavo di nessuno, niente, schiavo è un'altra cosa. Poi si è comunque specializzato in glottologia?
Sì, poi io, diciamo che una volta finito il militare, il volontariato, diciamo, che comunque mi ha aiutato a me da uscire dall'analfabetismo, e poi io ho fatto di testa mia e ho conseguito la terza media, il liceo, e poi mi sono iscritto all'Università di Roma, mi sono laureato in glottologia. E poi però, questo io lo sapevo sin dall'inizio, a me mi tocca scrivere padre padrone, e l'ho scritto. Siamo nel 78, appunto. Siamo nel 75. Il 75, dove appunto la sua vita cambia di nuovo e scrivendo il libro. Che... Ma in effetti non cambia, per gli altri può sembrare che per me no, per me continua. Ah, okay. Continua questa acquisizione della conoscenza. E continua non solo dal 75 al 90, ma continua oggi e spero che continui, che non ho finito. Quindi un grandissimo successo il padre padrone, che tanto che i fratelli Taviani hanno voluto poi fare un film. Sì, hanno diciamo usato questa storia, la storia diciamo, ecco, per fare i loro film. Ecco, com'è nata questa collaborazione? No, non è stata una collaborazione. Io ho scritto il libro e il contratto che avevo firmato con la Feltrinelli presupponeva che avevo venduto senza saperlo anche i diritti cinematografici, e quindi loro hanno potuto fare i loro film. Poi è entrato a Silido, continua a lavorare con vari progetti, lui essendo appunto un esperto in glottologia, va in qualche modo a revisionare quella scrittura, la scrittura prepisana che si, diciamo, parlava nel 1500 in Sardegna. Allora, no, ma questo è un progetto, perché i progetti nascono, poi vengono abbandonati, sì, quando poi si verifica. Io parlavo di sardo prepisano perché volevo scrivere in sardo, no? Quindi volendo scrivere in sardo, non padre padrone, magari qualche altra cosa dopo, no? E quindi negli anni 75-80 pensavo che se dovessi scrivere in sardo avrei dovuto non scrivere il sardo di oggi, perché il sardo di oggi è un sardo italianizzato, quindi di sardo c'è poco. E quindi mi ponevo il problema di recuperare un sardo prepisano, cioè prima dell'invasione pisana, della toscanizzazione di Pisa in Sardegna, e quindi 1100-1150, prima che venissero i pisani. Sicuramente il sardo era più, meno, per niente italianizzato, insomma, perché la toscanizzazione o italianizzazione del sardo è avvenuta con Pisa, e quindi, però ci volevano studi, e io questi studi ce li avevo, però poi in effetti non mi avrebbe capito nessuno nemmeno, e allora ho preferito studiarmelo per me il sardo e continuare con la lingua, diciamo, italiana, con la lingua di Dante e di Leopardi, diciamo, no? Però poi è successo che, già scrivendo Padre Padrone, mi ero reso conto che l'italiano con il quale io sto parlando con voi, no? Adesso, è un italiano, diciamo, che andrebbe superato con un'altra parola. E ci ho messo 40 anni a trovarla, e l'ho trovata per me. Perché la lingua con la quale noi stiamo parlando è una lingua che comunica e basta, serve solo per la comunicazione, ma non serve per inventariare lo spirito con il quale l'uomo è cresciuto fino a oggi, e cioè parlo dello spirito della scienza, diciamo, quindi della conoscenza. In una recente intervista sull'Espresso si parlava della via di fuga verso il futuro. Ecco, oggi c'è il futuro per i giovani? Allora, siccome il futuro è una parola italiana e nel bene e nel male avrà un significato, no? Io fuga non la userei questa parola, io userei questa parola per me. E lo invito anche i giovani. D'accordo, fuga cosa vorrebbe dire? Fuggire da dove? Fuggire dalla Sardegna, fuggire dall'Italia, fuggire dalla terra. Meglio conservarcela bene, la terra, stare a terra, stare in terra, conservarcela bene. E semmai inventarcelo il nostro futuro, no. Però
conservando bene la natura. Io siamo qua nel mio orto botanico, questo è un orto botanico, sono 7 ettari e queste piante che vedete le ho piantate quasi tutte io, qualche volta la natura mi aiuta perché qualche pianta in più c'è, io questo è già negli anni 80 ho cominciato a fare questa terra, me la sono comprata io. Quindi un futuro i giovani se lo devono inventare, senza rubare però, rubare non va bene. Lei può essere ad esempio? Questo non lo so, però uno che dice non rubare, secondo me già il fatto di dire non rubare, non dite mai bugie, dite la verità, tanto le bugie hanno le gambe corte per dire, no? Insomma, fate bene e non fate male. Ora è al cinema con A Sandira, il nuovo film di Salvatore Mereu, tratto dal romanzo di Giulio Angioni. Sì. Chi è Gavino Ledda in A Sandira? Allora, interpreto la parte protagonista di un romanzo di Giulio Angioni, qui sceneggiato bene da Salvatore Mereu. Diciamo, inventato poeticamente, cinematograficamente, come un bel film che è uno spaccato, vuole essere uno spaccato degli anni 90, diciamo. E sono due problemi che vengono posti da Giulio Angioni e che sono i falsi agriturismi che sono in Sardegna, ma non solo in Sardegna, nel mondo. Sono tutti falsi e quindi Angioni li voleva denunciare questa falsità, falsità che è stata poi denunciata ancora meglio, sottolineata da Salvatore Mereu, e quindi il film è questa, e questa è la storia. La storia dei film, a Sandira, è questa. Concludiamo con un messaggio da mandare alla Sardegna, ai giovani di questa terra. Sì, però non solo alla Sardegna, alla Sardegna va bene, però siccome io sono uno che per quanto la Sardegna è la mia terra e anche la mia lingua, la lingua materna diciamo, però non sono più abituato di parlare solo, a me mi appartiene tutta la terra, per cui io ho scritto un poema sulla terra e spero di scrivere un altro sulla natura e se permetti o se permettete e se permettono gli spettatori, no? La Sardegna è soltanto un'isola della terra, siccome l'uomo è venuto da molto lontano in Sardegna, è venuto da molto tempo fa, 200.000 anni fa, magari Sardegna è arrivato soltanto da 15.000 anni fa, però voglio dire, se io parlassi solo della Sardegna sarei un sardista, io non sono sardista, sono cittadino del mondo e quindi amo tutta la terra e mi appartiene tutta la terra come uomo, penso che anche questo appartenga a tutti gli uomini, questo non so cos'altro dire. Quindi qual è il messaggio? Chiediamo al mondo. Il messaggio è di essere cittadini della terra. Non è facile, soprattutto oggi, perché la terra è stata insultata da tutte le parti, inquinamento, da tutti i paralleli, da tutti i meridiani. Per cui è una cosa, un po' un messaggio che non so se io riesco a darlo, certo. Amatevi, amate vostra madre che è la terra. Ringrazio. Prego.